Amici del buon gusto videoludico, bentornati in live. Stamattina continuiamo FIAR. Lo so, lo dico in ogni cazzo di video. E in ogni cazzo di live. Quante volte ho detto cazzo stamattina? Mamma mia. Sì, stiamo facendo sempre FIAR. Ma io dovrò sempre dire oggi continuiamo. È un... non so, è un rito, è un qualcosa, è... non lo so, mi piace avere una ricorrenza, ecco, uno slogan, non so. Mi piace, che devo fare? C'ho ste robe. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, continuiamo. Oh, giocatore singolo, carica partita. E infatti, si chiamava così il capitolo, sayonara stronzo. Ma che vabbè, non facciamoci troppe domande. Vediamo se carica veloce. Un gioco del 2005. Eccoci. Allora. Abbiamo salvato in un momento in cui ci sono un po' di nemici. Ma giusto un po'. Vediamo se riusciamo a fare una cosa stealth. Mi sa di no. Quindi... merda! Madonna! Due uomini a terra! Eh sì. Aspetta che ti vedo. Mi serve aiuto! Merda! Madonna santa, quanti proiettili per ammazzare due cristiani? Si inizia col botto questa quarta puntata. La quarta parte. Allora, io, senza saper né leggere né scrivere, direi di fare una cosa incredibile. Cambiare quest'arma, lo so, che è fortissima, lo so. Ma abbiamo pochissime munizioni e di questa se ne trovano un po' di più. Quindi direi di fare una ardua scelta. Facciamolo. Così variamo anche un po' il gameplay. Dai. Il gameplay. Chiamatelo come volete. La botta al muro non fa mai male. Allora, qui c'è la pistola, che tra l'altro è fortissima. Ma non la useremo. Medikit, sì, usiamolo. Munizione del fucile che abbiamo al massimo. Un altro medikit, siamo full. Ok. Ho cercato di mettermi in contatto con Genevieve Aristide, la presidentessa dell'Armacam. Sono riuscito a stabilire che non era in giro quando gli uomini di Fettel hanno attaccato l'area, ma non riesco a rintracciarla. Forse non vuole essere trovata. Che dire? È molto probabile. Lì c'è un potenziamento della stamina, credo. Sì, è verde. Comunque, come ci arriviamo? Bella domanda. No, ovviamente non si rompe. Allora, vediamo un po'. Una mina. Mai usate le mine? Boh, non ne vedo così tanto utile il suo utilizzo. Il loro utilizzo. C'è un foglio? Niente. Still close. Vabbè. Se ci ta cazzo. Ehi, ma quello è un tasto che si che sia quello il tasto che apre le porte? Secondo me sì. Ma questa è una gags? Abbiamo ritrovato il signorotto in carne? Possibile? Pronto? Lo sapevo. Chi è là? Era ovvio. Patatine, affanculo. Ah, è lei. Oddio, mi sono visto morto. Mr. Mapes, beh, è ancora vivo? Non grazie a voi. Che sta facendo qui? Gli ascensori non vanno e quei militari sono ovunque. Deve trovare un ufficio di sicurezza e superare il blocco. Si comporterà bene questa volta? Sul mio onore. Ah. Dobbiamo anche crederti?
Il tuo onore? Perché non posi di quel cactus, eh? C'ha tutto. Che ci sta qua? Che serve sta stanza? Ma. Ok, salvataggio, quindi è la direzione giusta. Tra l'altro, ho fatto un paio di prove con i filtri audio per capire la situazione. Mi sento sempre molto basso, nonostante io stia parlando ad alta voce. E giuro, sto parlando ad alta voce in questo momento. Ma il filtro è talmente potente che abbassa anche la mia voce, nonostante dovrebbe isolare solo quella. E invece, col cazzo che funziona come si deve. Però tutto il resto è tappato, è assurdo. Cioè, è fighissimo, ma la mia voce è bassa. E quindi ho dovuto abbassare un po' di più il gioco. O i futuri giochi, insomma. Spero che adesso, abbassando un po' il gioco, mi si senta un po' di più. Ma quanti sono? Vabbè, vi stermino tutti. Minaccia avvistata! Certo. Oh cazzo! Vabbè, è andato lì. Cazzo, non frega a me. Faccio così. Attenzione! Bella! Non riusciamo a fermarlo. Squadra, copritevi! Non vedo un cazzo, non vedo una ceppa. Quando faccio ste cazzate mi concentro talmente tanto che vorrei vedeste la mia faccia. Ok. Quanto è bello il fucile a pompa, mamma mia. Allora, quanti medikit? Cioè, bellissimo. Cioè, è morto in una posizione da Oscar. Probabilmente ci sono tanti medikit perché, beh, sembra più una zona ospedaliera, ma comunque penso sia un laboratorio più che un ospedale. Essendo sempre nella stessa struttura, è un laboratorio palesemente. Di qua? Ovviamente. Tutto chiuso. Muovetevi. Aha. E dai, ma sto a fare un salto. Non c'era bisogno del rallenti a quanto pare. Ma la sto cavando. Cambiamo un po' arma. Anzi, usiamo questa. No, sbagliato. Una torcia. Ma cacaci il cazzo. Ostile. Ehi, che cazzo è? Fuoco! Mi sta puntando. Aia, mi sta fa malissimo. Guarda, copritemi. Ma ancora non è morto quello. Una mira di merda comunque, mamma mia. Che monnezza. Una squadra che vince non si cambia. Dove sei? Sono finiti?
Un altro PC. Ok, io farei così. Se facciamo... Ok. Ho qui altre informazioni su Vettel. È stato sviluppato all'interno di un progetto chiamato Origin. Il primo prototipo non aveva funzionato. Vettel fu il secondo e non ce ne fu un terzo. Staccarono la spina qualche anno dopo che era nato. Allora, la mia domanda è, visto che The Plot Thickens, noi siamo il terzo o il primo? Perché non ditemi che è normale che uno riesca a fare questo. Ecco, appunto. Quindi, o siamo il terzo e ci hanno spacciati per morti, va a fare in culo, o siamo il secondo. Ah, ok, di qua. Va bene, facciamolo. Fatelo fuori! Eh sì, col cazzo. Cazzo! Appunto. Oddio, fighissimo! Ho fatto esplodere la bomba a metà aria. A metà aria, a metà strada. Che cazzo parlo? Non vedo niente però sto fumo, eh. Oh. Abbiamo un uomo a terra! Squadra, controllo! Mi diverto. Oh, eccoci qua. Che ho detto io? Però c'è un messaggio. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Genevieve Aristide. John, sono Genevieve. Il piano del senatore è fallito. Le forze speciali non sono riuscite a neutralizzare Vettel. Dai ordine agli agenti di sicurezza di respingere ogni esterno. Ci serve tempo per sistemare tutto. Fine dei messaggi. No, sta cosa del dei messaggi telefonici è figa come cosa, è un codex vocale, niente male. Almeno è tra virgolette contestualizzato, anche se porca vacca, ce ne sono talmente tanti. Ci siamo. Salvataggio. Oh, c'era qualcosa, l'ho visto. Oppure no? Ah, ok, no, erano le scintille. Erano. Ok, si sono aperte le porte. Quindi, in teoria... In teoria... Con l'erba mossa... Ogni tanto mi parte. Se torniamo indietro... Cosa che non possiamo fare da qui. Dovrebbero esserci molte porte aperte. Sayonara, stronzo. Ecco. Almeno è prevedibile. Ma vaffanculo, va. Ecco a che serve sta stanza. Però io vorrei fare un po' di backtracking. Perché c'era un potenziatore, se vi ricordate. Io me lo ricordo. Solo che... Ma... C'è sempre stata sta zona aperta. E qui ce n'è un altro. Dai. Un tizio morto. Un medikit. E un altro messaggio. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di un numero esterno. Jason, sono io. Ho appena visto il notiziario. Cosa sta succedendo? Per favore, richiamami e fammi sapere se stai bene. Mi sembra di impazzire. Fine dei messaggi. Rip, mi sa che Jason ci ha salutati. Che ma fa? Non possiamo farci nulla. Allora, io però volevo il mio potenziamento. Dove cazzo sta sto potenziamento? Era inizio missione. Giusto? Intanto andiamo qui perché c'è un'armatura.
Peccato che il personaggio non corra. Cioè, questo è il massimo. Forse di qua? No. Dove cazzo stava? No, all'inizio. Era all'inizio. Quindi dove c'era l'ascensore? No, questa non si apre. L'ascensore. Devo tornare indietro. Non è qui, ma è da questa parte. Allora, qui abbiamo visto il pulsante, quindi di qua. In teoria... Yes! Vaffanculo, sono un genio! Perfetto. Ora la mia testa è contenta. Possiamo andare avanti. Allora, vediamo un po'. E sali. Così. Personale non autorizzato. Ok. Lasciato il cactus qui. È disarmato. Magari. Oh, perfetto. Di nuovo tu. Vedi questo pulsante? Mi chiedo a cosa serva. Oh! Poi uno non lo deve schifare, poi. Fanculo, bastardo che non è altro. Direi di no. E come... E come faccio? Capito come cazzo vado avanti. Non mi dire che se è buggato doveva aprirsi stavolta, no, ya. Mi sono bloccato?
Ma questa c'era. Ma... Allora... Come avrei dovuto capire una cosa del genere? Guardando da qui questa? Ok. Forse. Ma chi mi dice che questa c'era davvero sopra? Cioè, ma... Vabbè, lasciamo perdere. L'importante è esserci arrivati. Si attiva? No, ovviamente no. Richiamo. In quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale sarà attaccato a vista. E se gli lanciassi una bomba? No, eh. Mi sa che non è l'approccio giusto. E vaffanculo. Ma non me lo dire. Ma non me lo dire. Ma che cazzo. Ma veramente. Ma io voglio ricaricare. Per favore. Come si fa? Checkpoint. Ma no, perché non è possibile aver consumato tutta sta roba per una cazzo di torretta di merda. A saperlo prima. Che cazzo. Allora, devo andare lì. In quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale non autorizzato sarà attaccato a vista. Ma veramente. Io faccio così. Oh, apriti. Apriti. Mo mi incazzo. Mo mi incazzo, sì. Ma come cazzo deve fare? In quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale non autorizzato sarà attaccato a vista. Oh, ma che... In quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale non autorizzato sarà attaccato a vista. Mo ti rompi, bastardo. Via. Apri. Aia. Fanculo. No! Col cazzo. Oh, ma che palle, Dio santo! Ma che rottura di palle, se posso dirlo. Se posso dirlo. Ma non ci credo.
Dimmi tu se devo mettermi a fare questo per delle torrette del cazzo. Manco la finisce. Ma c'è un telefono che... rispondere. Prende per il culo. Ma che... Allora. Uno. Due. Tre. Ma come? Bastardo, pezzo di merda. Ma non ci credo, non ci posso credere. Ma porca madonna. Ma vaffare in culo torretta di sto cazzo. Mannaggia tutto e tutte, 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 tutto. Ma vaffanculo, va. Ho rotto le palle. Sto gioco, mamma mia, certe volte scassa le palle. Bellissimo. Ma perché? Perché in un gioco horror? Cioè, VR, ma che mi combini? Perché ste gag del cazzo? E abbiamo capito, è grasso, va bene. Body shaming totale. Totale. Dio santissimo. Ma costante. Cioè, figlio dei suoi tempi, ma all'ennesima potenza. 2005, ma... Dio san... vabbè. Guarda, non dico altro. Pure. Posso manco... c'è tutto. Neppure passato. Figuriamoci. Ma figuriamoci. C'è un potenziamento? No. Non mi pare. Salvataggio. Ma mezz'ora non è successo un cazzo. Guarda qua che muoce la torretta. Ok, non c'è. E questo? Non ci posso andare. Tua mamma. C'è pure un messaggio qua. Mo sì. Vorrei sentire il messaggio però, eh? Vorrei sentire il messaggio, grazie. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di... Bill Moody. Qui è Bill Moody. Mi spiace se non mi sono messo in contatto prima, ma siamo un po' indietro. Sono ancora nel centro di trattamento di South River. Comunque ho alcuni risultati preliminari. Tutti i componenti che mi ha fatto cercare sono presenti, anche se le concentrazioni sono significativamente più elevate di quanto ci aspettassimo. Le farò avere un rapporto completo per lunedì mattina, presto. Fine dei messaggi. Ok. Queste informazioni che ci vengono buttate addosso come se nulla fosse, sono preziose per carità, ma... uno come fa a metterle tutte insieme dopo che ha passato 77 ore
a capire come non morire. Ecco appunto. Cazzo, era quella scossa. E manco si va. E manco si va. Va bene. Non vedo niente. Ma vaffanculo, va! Ma che cazzo stai sparando? Ma che sono sti flash? Troppe domande. Ho bisogno di risposte. Si può disattivare per favore tutto l'ambaradam? Mi sto rompendo un po' le palle di essere colpito da torrette che non posso rompere perché sennò spreco tutti i caricatori del mondo. E vabbè. Ma perfetto, guarda. Grazie per le munizioni, siete soltanto degli zaini. Che fa, scappa? Un potenziatore. Bersaglio avvistato! Così impari. Sembra la scena di Matrix con sti piloni. Dai, rallenti c'è. Di scudo non farebbe male comunque. E quello cos'è? Quello è un lanciamissili. Quello è un fottuto lanciamissili, io lo voglio. Oddio, sembra più un fucile a pompa. E se fosse un lanciarazzi? Cioè un lanciarazzi, non volevo dire un lanciafiamme. È la canna che mi turba. Vediamo un po'. Contatto! Ma dai, stavo vedendo un attimo la fontanella. Tacci due. È freddo. Quando esplodono mi fanno morire. Loro abbiamo bisogno. Muoiono sicuro. Non me lo aspettavo. È un Metal Gear. Oh porca puttana. Non può fare una battuta, scusa, scusa, mamma mia. Dio santo, com'è permaloso sto robot. O questa armatura, che cazzo è, non lo so. Mi ricordo. Era un robot o un'armatura? O lo scopriamo. Sì, ma come lo rompo sto coso?
Ah. Lanciarazzi multiplo. Cazzo, cazzo. Ho fatto un errore. Posa, cambia. Dammi lanciarazzi. Grazie mille. Madonna. È stato divertente. Ma non rifacciamolo. Ma neanche una munizione per il lanciamissile, niente, eh? Vabbè. Come non detto. Comunque mi sa che era un robot in tutto questo. Non c'è altro? Devo salire? Mi sa. Questa scala rossa mi ricorda un po' Mirror's Edge. Perché lì dove potevi saltare c'erano tutte cose rosse. Ma se non parlo subito oddio. La lingua che si intreccia con il nulla, però vabbè. C'è un cadavere. Ah, ok, ho capito dove siamo. Comunque dicevo, se parlo lentamente perché mi distraggo, purtroppo controllo molto spesso il secondo monitor per vedere un po' la situations. Allarme. Rilevate sostanze tossiche. Blocco di emergenza in corso. Pure. Non ci facciamo mancare nulla. Non si vede niente. A parte che Berlusconi. E questa? Questa non me la ricordavo mica. E zoomma pure. Va provata assolutamente. Queste armi mi ricordano leggermente Doom 3. Per chi ci ha giocato. Quasi quasi sarebbe un bel recuperone Doom 3, solo che, non lo so, è molto lento. Un po' troppo per i miei gusti. Anche questo sia velocissimo, eh. Ah, tutto qui. Emergenza cancellata. Vabbè. Sentiamo sto messaggio, va? Hai due nuovi messaggi. Il primo messaggio è di... Bill Moody. Ehi, Janice, sono Bill Moody. Ian Ives mi ha spedito al centro di trattamento di South River per fare alcune analisi sulle acque reflue. Sono un po' preoccupato per quello che ho trovato, perché i campioni vengono da zone residenziali. Il corso d'acqua potrebbe avere origine ad Auburn, che spiegherebbe molte cose. Ti mando una copia del rapporto, così chi di dovere potrà essere informato. Il prossimo messaggio è di... Ian Ives. Janice, sì, pronto, sono Ian. Ecco dunque, volevo avvisarti che potresti ricevere una chiamata da Bill Moody. Penso che la linea d'azione migliore sia che tu finga che le sue preoccupazioni ti interessino molto.
Credo che voglia solo poter credere che la palla è passata a un'autorità competente. Io l'ho ignorato, quindi penso che correrà da te. Comunque, guarda, fammi sapere come va avanti la faccenda. Fine dei messaggi. Io giuro che vorrei capirci qualcosa in tutti questi messaggi. Ma a volte, non lo so, dicono cose che sinceramente... Per carità, è interessante, perché vabbè, la corruzione, il menefreghismo e quant'altro, però... Non lo so. Qui c'è qualcosa in più su Origin. Il programma fu chiuso per un problema di sincronizzazione. Non dice cosa significa, ma mi sembra che ci furono alcuni morti. Attenzione, un nuovo follower. Ma grazie mille. Mezzerine. Let's go. Chi sei? Chi sei? Tu non me la racconti giusta. In realtà è un bot. È un bot. Sarebbe figo però. Alle 8:30 di mattina chi può essere? Allora, vediamo un po'. La strada è giusta. La strada è giusta. Tra l'altro non... Cavolo. No, non me lo dire. O è uscito? Perché mi sa che l'alert box non l'ho messo visibile. Kill them all. Beh. Che dire. Oh, da un'occhiata. Allora. Mi serve aiuto. Sì, ma perché posso attivare il rallenti con la torretta? Ma che senso ha? Ma che cazzo? Finita? Ok. Allora. Lo facciamo così. Mezzerine. Non so come si pronuncia, mi dispiace. Se non sei un bot... Dimmi qualcosa di sensato. E soprattutto, se sei italiano, dimmi qualcosa di sensato. Altrimenti te lo dico in inglese. Ma non lo farò, perché sennò faccio certe figure di me. Oh, però... WhatsApp. Ok. È molto interessante questa situazione. Sai che è inglese? Come cazzo ci sei finito qua sopra? Che una live italiana. Sto girando in tondo intanto. Oddio. Ma devo saltare? Ok. Vediamo se riesco a rispolverare. No, questa cosa farà. Ma. Scusami? Ho letto Daredevil. Ma. Ok, mezzerine. Fuoco di copertura!
Why you bersaglio acquisito. Still here. Fatelo fuori. Sparano. Controllo. Ricevuto. Eccolo. Because it's an Italian stream. Tutto okay. So I suppose you don't understand what I'm saying in Italian word. Laggiù! Ha eliminato l'intera squadra. È difficile concentrarsi e parlare inglese contemporaneamente. Perché bersaglio acquisito. Non è la mia lingua madre. Cavolo. Devo scavare nei ricordi per parlare in inglese. Purtroppo. Lo so leggere, lo capisco, ma parlare ce ne vuole. Però è interessante, figo. Mi piace come situazione. È un inizio. Ma... tornate in pattuglia. Così si fanno la guerra tra di loro. Squadra, radunatevi. Ricevuto. Stiamo cercando. Ho smesso di rispondere. Granata! È stato bello finché è durato. Mezzerine. C'è tutto, questi mi fanno il culo. Squadra, controllo. Ricevuto. Contatto. Però dai, probabilmente non era un bot. Sono morto. Vaffanculo. Basta. Basta pensare a ste cose. Bisogna concentrarsi. Minchia, da dove cazzo mi hai fatto ripartire? Ma porco Giuda. Ok. Ok. Torrete! Uomo ferito! Ah, madonna, avevo letto malissimo. Ho detto dividetevi, avevo letto Daredevil. Ma cazzo ho fatto a leggere Daredevil? Mamma mia. Cazzo. E cazzo sì. Controllo. Eccolo. Ma che spavento! Vaffanculo, va! Ma sto gameplay è tutto vaffanculo, stronzi, pezzi di merda! E mi dispiace anche per questo commentary un po' povero, ecco. Solo che, naggia tutto, mi stanno a fa... un po' arrabbiare. Ma sai che c'è? Tornate in pattuglia! Una... Oh! Questa sì che mi piace come arma. Ma non la sprechiamo. Minaccia avvistata. Squadra, controllo. Troppe armi forti. Accidenti.
Mannaggia me che non mi sono tenuto il fucile a pompa. Cosa? Sai che c'è? Lascio proprio una bella granata. No, non ci credo. Mannaggia tu. Infami maledetti. Sono morti? Ma vattene. Non riusciamo a fermarlo. Forse perché sono il protagonista? E perché soprattutto respawno all'infinito? Mamma mia, non finiva più sto capitolo. Immagine residua. Ok. Poi siamo ancora all'intervallo 6. Siamo ancora all'intervallo 6. Sono 54 minuti di... boh. Tre capitoli? Dura sto Fear, eh? Dura parecchio. Fangulo. Gianluca Iacono, ma vuoi calmare un po'? Si è fa tutti quanti i tuoi personaggi qua. E ho capito che sei un bravo doppiatore, però. Attenzione. Ma secondo voi il massimo sarà 200 di vita? Se sono 12 capitoli? Io penso che ci si arriva a 200, che cazzo. Allora, qua ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo il massimo. Sentiamo questo messaggio. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Genevieve Aristide. Yane, puoi mandarmi copie di tutto il materiale che l'unità speciale ha raccolto sulle anomalie di Origin? Arlan dovrebbe aggiornarmi quotidianamente, ma evidentemente è troppo preso dal suo rancore. Spero solo non stia spargendo troppo veleno. Mi prendo la piena responsabilità di quello che è successo alla squadra, ma non sono i nostri desideri che li riporteranno indietro. In ogni caso, non è il momento per distribuire colpe. Dobbiamo lavorare insieme per superare questa crisi. Ti ringrazio molto. Fine dei messaggi. Di nuovo tu. Hanno cercato di seppellire i loro peccati, ma hanno piantato i semi della loro dannazione. La guerra si avvicina. Posso vederla nei miei sogni. Fuoco sulla terra, cadaveri nelle strade, città ridotte in polvere. Vendetta. Non lo sapevo. No! Non capivo. I morti.
Cioè, è normale che i morti rimangano morti, no? Scusate se mi sono mutato, ma purtroppo c'era un po' di casino, ho dovuto mutarmi. Non vi siete persi nulla. Anzi, vi siete persi tutto. Ed è meglio così. Comunque ci vuole coraggio ad arrivare anche soltanto a metà di questa puntata. Nessun segno di Ives. Oh! Ecco giù! Tra l'altro vi ricordo che tutto è praticamente ripostato su YouTube, sul canale Frappio, ovviamente. Da questa parte! Mannaggia tutto. Non è successo niente. Interessante. Quando staccarono la spina a Origin, apparentemente si limitarono a chiudere la porta e gettare la chiave. Non si sa molto, ma direi che il posto doveva essere pericoloso. Mi chiedo se ci fosse qualche tipo di contaminazione chimica o altro. Sì, rieccomi, sono un attimo andato FK per qualche secondo. Sono qui, ho sentito l'audio. Oggi si fa così, di muto, di FK. Perciò dicevo, ci vuole coraggio ad arrivare a anche solo alla metà di questo video. Slash questa live. Stanno sparando. Sto entrando. Troppe munizioni. Aiutatemi. Siete esposti. Merda. Mi do una mano? Aiutatemi. Ma che palle, però t'ho aiutato, ma vaffanculo. Ah sì? Becca di questo. Ma tutto a posto. Non so cosa dire, è stato il combattimento più stupido del mondo. Sto intervallo 6 non vuole finire comunque. Io ho pensato, vabbè. Vedo che Fettel stia cercando quella Alice Wade di cui ci ha parlato Bishop. Sta andando verso il palazzo della direzione. Devi trovarla prima di lui. Forse lei potrebbe aiutarci a capire cosa vuole Fettel. Dicevo, io ingenuo che pensavo, vabbè, faccio una puntata slash live a intervallo. Non saranno mai così lunghi. Siamo un'ora e tre. Mortacci su. Granata! Squadra, copritevi!
Ma mi sbaglio, ho lasciato un'arma? No, ok. Forse sì. No, ok. Sono flashato io. Un messaggio. Eccoci. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di un numero esterno. Ehi, sono io, chiamami, ok? Adesso provo sul cellulare. Fine dei messaggi. Fear, perché ti devo mandare a fanculo quando fai ste cazzate? Ecco. È laggiù! Ostile! Abbiamo perso un uomo. Ma qualcuno in un gameplay che non sia facile, ovviamente, ha mai usato il calcio volante per colpire qualcuno? Perché mi sembra un po' poco efficace. Mi sparano addosso. E cagaci il cazzo. Questo lavoro. Oh merda. Ma aspetta un secondo. Ma io adesso sto realizzando una cosa. Hanno tutti lo stesso doppiatore. O quasi tutti. Perché sono cloni. Sono tutti cloni, l'hanno detto pure. Ma sono un idiota. Quindi, tra virgolette, è contestualizzata questa cosa. Nel, diciamo, non è menefreghismo. Nel, come si dice quando una cosa è approssimata? Vabbè, nella sua approssimazione, visto che comunque non si dava così tanto peso al doppiaggio ai tempi, e comunque doppiare un gioco fa schifissimo, quindi che lo diciamo a fare. Però sto fatto qui, beh, oddio, funziona. È troppo veloce. Paradossalmente funziona. Ma porca troia, questi però, se possono fa. Ok, vediamo se riesco ad ammazzarlo come si deve. Oh, ma quanto sei tosto! Ci credo. Facci due. No, vabbè. Bellissimo. Qui c'è un'arma forte, però. Non è così efficace contro quelli forti. Non so quanto ne valga la pena. Cazzo. Vabbè. Facciamo così. Aia. E poi facciamo così, va? No? Eccola. Fortissima. Veramente, veramente fortissima quest'arma. Ecco perché i pochi proiettili, mannaggia. No, ho lasciato il raggio. Mannaggia a me. Ehi, quanto grande questo elicottero. Affanculo. Con tre missili. Ma dove voglio andare con tre missili? Metti sto bazooka.
porco. Ho sudato freddo, a fare in culo, va. Affermativo. Servono rinforzi. Ma c'è il laser questo. Mannaggia tutto, mannaggia. Dammi qua. Guarda sto stronzo col laser. Così con nonchalance. Spegnete le luci! Secondo voi basta questo a fermarmi? Doppia? Fuoco! Merda! Cosa? Abbiamo perso un uomo! Quest'arma... Quest'arma mi dà tante soddisfazioni certe volte, Contro di loro? Assolutamente. Oh, finalmente un po' di corrente. Bersaglio! Qualcun altro? No, perché io... sto bene. Maledizione, ho perso di nuovo il suo segnale. Ancora. Mi sa di aria di boss, stavo per dire. Intervallo 7. Finalmente, mamma mia, un'ora e 12 di live. Ah, Gesù, Gesù, Gesù. Ok. Pensavo che era crashato. Intervallo 7, grazie mille. Assai fa. Ah, sembrava non finire più, ragazzi. Finalmente posso dirlo. Grazie mille per chi c'è stato. E noi ci vediamo in una prossima live. E come sempre, buonasera, buongiorno o buon pomeriggio. Dipende da voi. Ciao, ragazzi.